Ciao a tutti! È da un po' che manco, adesso ricomincerò con la mia serie di video creativi. E sì, è il periodo del coronavirus, lo so benissimo perché io sono nella zona rossa, proprio nella zona rossa vicino a Brescia, in provincia di Brescia, quindi è tutto chiuso. Non so voi, però, cioè adesso siamo in super quarantena, vedremo che cosa succederà di ciò. E niente, oggi faremo insieme questo kit patchwork di Tiger. Carinissimo, che praticamente è un unicorno. Questa qua è la stoffa, poi c'è il pezzo di cartone e qui ci sono le istruzioni. Vedremo come verrà fuori perché io non ho mai fatto una cosa del genere. Prendiamo fortissimamente le forbici. E vediamo cosa c'è dentro. Allora, qui c'è la stoffa. Anzi, teniamo il pezzo di cartoncino perché dobbiamo vedere la figura come è stata fatta. Ok, qua ci sono tutti i pezzettini di stoffa. Non lo so, ragazzi, non so come potrebbe venire fuori. Poi c'è appunto questa specie di... No, vabbè, alla fine è un coltellino, non è una specie di coltellino per infilare dentro la stoffa. E questo qua è il pezzo di cartone, cioè sembra un po' stropicciato, no, è stropicciato, non sembra, e però vabbè verrà comunque coperto dalla stoffa, vedremo che cosa, anzi secondo me è tipo polistirolo, è come se fosse polistirolo, vediamo subito da dove partire, io partirei dall'inizio, dalla parte sopra, andando più in giù, quindi dobbiamo prendere la stoffa con i pois adesso. Ma no, scusate, praticamente si deve togliere. Ah, adesso ho capito. Che praticamente si toglie la parte sopra perché è adesiva, no? Mamma mia, io queste cose le capisco sempre all'ultimo. Bene, quindi adesso andremo a posizionare la stoffa. Oh, infatti mi sembrava strano che fosse così, che si muovesse così tanto. Thank you.
Allora, ecco il risultato. Visto così è carino, cioè non è male come kit da fare, magari anche con i vostri bambini o i vostri fratellini o anche voi, insomma, perché magari siete come me un po' appassionati alle cose creative, ai kit creativi, e quindi non c'è bisogno di avere figli per forza. E allora, vi dico subito, le stoffe sono tagliate un po' a caso, cioè nel senso che in alcune parti, ad esempio questa, non riuscivo a inserirla dentro, cioè non riesco a inserirla dentro perché è stata tagliata a caso, come altre parti erano tagliate a caso. E ad esempio qua l'ho messo io male per sbaglio e quindi non si è incastrato bene sotto. Vi consiglio di mettere prima tutte le parti piccole perché qua ho messo prima la parte grande e poi la parte piccola e c'è avuto un po' di difficoltà a mettere la parte piccola. Invece qui ho messo prima le parti piccole e poi quella grande e infatti mi è uscito meglio. Però tutto sommato comunque è carino, dai, non è malvagio come quadrettino, è simpatico. Con questa stoffa super colorata, ecco un'altra cosa anzi che non mi è piaciuta tantissimo è il fatto che si sfilaccino tutte subito, cioè nel senso le infili, si sfila tutto e rimangono un po' tutti i finini fuori. Magari non so, passandolo un attimo con l'accendino, dopo testerò, farò un flop, non lo so, però vabbè, dopo proverò a testarlo. Però comunque tutto sommato è carino come kit, dai. Non è malvagio. Poi l'ho pagato anche 1 euro perché erano gli ultimi, tipo buttati lì a caso. Ho detto, va bene, lo prendo perché è troppo carino. E per 1 euro, sinceramente, devo dire che ne vale la pena. E spero che vi piaccia. Fatemi sapere voi che cosa appunto vi è piaciuto di più di questo kit, se non vi è piaciuto o cosa, o se vorreste provarlo. Io adesso vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!